sta finanziando. Sta finanziando gente, tra l'altro, sto cane randagio. Sì, certo. Pasta e kebab. Mamma mia, che bellezza. Chiediamo guerra alla Francia, allora. Così, per sfizio. Papà, perché ci stanno tono sulle palle. Perché... chiediamo guerra all'Italia. Se dichiariamo guerra all'Italia, ci entra all'Andalus. Allora, vediamo un po'. Giochi di politici. Ma veda con chi è alleata l'Italia oltre all'Andalus. Allora, adesso lo vediamo subito. Start. La Provenza. Signor Piranha, non verremo mai a mangiare a casa sua. Allora, dipende quali peli, però. No, non dipende da quali peli. Quindi la Francia entrerebbe contro il franzoso. Siamo l'Italia. Quindi ci troveremo Francia, Italia e Al-Andalus. Allora, Francia è irrilevante. La cosa è militare. Al-Andalus deve mobilitare tutto, quindi costa una follia. Però potrebbe essere impegnativo. L'unico che ha un po' di truppe è il francese, con 500 truppe, ma considerando il suo PIL, aspetta che adesso ve lo dico, mi aspetto di trovarmi contro un paese non particolarmente sviluppato, 130 milioni della Francia. Comunque è abbastanza bugged come partita, che è qua. Accordo commerciale con Gerusalemme. Non sei nel mercato. Scusa. Oh, puoi fare finalmente. No, è uscito dal mercato. Il blendito. Siamo tra l'altro degli infami. Siamo infami. No, ti aspettare un attimino. Dobbiamo aspettare un attimino, sennò qua ci fanno la guerra per il dimensionamento. Che? Bavarese imploso. No. Sì. Ah no, per il mercato. No. Ma che cazzo, si droga. In Baviera penso sono saldi. Ma che cazzo sono questi? Mandate una fuga. Ma chi vi conosce? Ma chi è il governo? Il governo della Baviera chi è? Sono in Nassau. No, no, sì, ma il governo. Ah no, col 6-8% la sono ancora una monarchia assoluta. Però, povera gente, dovremmo andare a deliberarla. Però, monarchia, autocrazia, esclusione isolazionista, però, tassazione del terra. Infame, mamma mia. Infame. No, signor Bernizzi, signor Bernizzi, a noi del voto del popolo ce ne fotte sega. Adesso costruisce un po' di caserme. Costruisce un po' di caserme. E costruisce sul serio, ma che le costruisce? Costruisce un po' di caserme. Andiamo a picchiare questo bavarese bagordo. Ah, incredibile! È la seconda volta che non viene ascoltato il popolo. Il popolo che veramente intanto... no, e loro fanno il contrario. Dato 7 anni alla chiusura dei giochi, Anzi, non l'ora dell'esercito dell'aviazione. 35, il 31 dicembre del 35 finiamo, no? 31 dicembre del 35. Siamo lì. Aspetta, quasi ci siamo all'obiettivo del PIL, manca poco. guarda, io non lo so. Non abbiamo mai costruito così tanto, non abbiamo mai dato così tanta occupazione, eppure. Allora, non mi sembra giusto. Io sono un amante. Si muove. Sono un amante della pizza, ma una fiorentina, un voto alla fiorentina non gliela diamo, la carne mediterranea, no, gliela diamo. Moderato, deve esserci sempre almeno certo. Un'equità. Scusi, ma che cazzo di cibo ha messo? Attenzione, rivoluzione a Gerusalemme. Oddio, il movimento liberale. Gli intellettuali vorrebbero fare una dittatura presidenziale. Mamma mia. Una dittatura illuminata. Attenzione. Dittatura contro monarchia in Gerusalemme.
come funziona una dittatura presidenziale? Quando viene eletto, forse tra l'altro quello è ancora un Vernizzi? Sì, guarda che roba. Bellissimo. Tra l'altro mi sa che dobbiamo andarci. Dove? Ah, lì per forza ci hanno invitato. Siamo difensiva. Andiamo lì e lì. È così, ci picchiano e dopo. Ah, aspetta, che dobbiamo arrivare a noi. Ah, cazzo, che mi ho dimenticato. Scusami, ho lasciato il pollo sul fuoco. Come Stati Uniti? Ci andiamo, li andiamo a detonare. Stati Uniti. C'è scritto da sotto. O è la zona, forse. No, è la zona, è la zona. È un'escalation. Che tristezza. Presuntuoso. È un movimento rivoluzionario. Pubblica di consiglio. Ma il pubblico del consiglio. Comunisti in Florida. Mamma mia. Sta mania di strappare bandiere. Il rispetto è finito. Ma questi non sanno cosa sia il rispetto. Non sanno proprio dove cosa sia uno. Un Vernizzi. Salviamo la monarchia di Vernizzi in Gerusalemme. Sono nostri figli. Modificato. Vernizzi. Ma tra l'altro, che cultura gli hanno messo? Sembra un mujahideen. Esatto. Scappa, Christian, scappa da baffone. Questo è un colonizzatore. Sono mediterranei. Incredibile. Cioè, i pochi mediterranei sono tutti lì. No, no, sono tutti in giro. Cioè, Kiev, ad esempio, è mediterraneo. Ah. Tranne noi, una roba incredibile. Esatto. L'esportazione di questa zona è straordinaria. Le abbiamo esportate così bene che non c'è rimasto più niente. Sono stati invasi dai meridionali. Abbiamo finito le scorte di Mediterraneo di controllo. Ci vedono 128 soldati contro 4. Cioè. Vabbè, per quello che vale sta guerra. Attenzione, vogliono fare una centrale telefonica internazionale. Tra chi? Con la Lotaringia. Non credo proprio. Ma sì, figurarsi. Niente, prima eravamo amici alla Lotaringia, ma non si sa mi perché gli sono arrivati sul culo. E mi ha fatto girare le balle. La dittatura presidenziale è bella perché ogni 4 anni c'è il legge dittatore che fa quello che vuole, però dopo 4 anni basta, deve cambiare, deve c'è l'elezione. Chi farà il cazzo che vuole adesso? Per 4 anni? No, signor Flack, non credo che questa sia la definizione di dittatura presidenziale. Temo che non sia così. Temo che no. L'elezione ce l'ha l'anno del cazzo. Signor Becco, ogni 4 anni. Vabbè. Il nobile lo sa, un po' di Alzheimer. Ma sì, ma io sono così posh che sbaglio nomi. Lei è cosa che fa? Lei è il boss? Perché bisogna di soldi. Quanta ignoranza questo vulgo volgare. Oh, guarda che noi lavoriamo per il bene dell'impero, mica stiamo lì a pushare. Ma cosa? Che lei, voi volete distruggere degli altri. Voi volete distruggere la gloria dell'impero. Ma voi non siete la gloria dell'impero, quindi no, non vogliamo distruggere la gloria dell'impero. Io sono la gloria dell'impero. La monarchia ha creato questo impero. Lei è la fortuna dell'impero, signor Vernizzi. Lei è la fortuna perché grazie a lei il popolo sai cosa si dice che ha cambiato fortuna. Parere. Una cacca, per stare una cacca porta fortuna. Non so, cos'è questa qua secondo me comunque. Comunque secondo me questa qua è come che si dice, incitazione alla violenza contro i nobili, questa cosa di pestare le cacche. Che mostro. Vi lasci parlare, signor Beck, tanto non sanno quello che dicono. Intanto sto seguendo la storia di Christian che si fa sempre più sì. Signor Christian, ma lei scrive libri? Però se non lo fa deve farlo assolutamente. Scusa, perché parli prima in prima persona, poi in terza? Vabbè, così no, perché lei è più immersivo così. È un nuovo modo di scrivere. Non sai se è il suo pensiero direttamente. Scrivere. Ma infatti. E lei è a Roma. Ma da dove era partita però, signor? Ah, che cazzo è Ezio Greggio? Ah no, Enzo Gio. Enzo Gio. Enzo Gio. L'acqua di Enzo Gio. Carlo Lucifero. Avere senso di questo non è D&D effettivamente. Ah,
mi ricorda qualcosa queste guerre da queste parti con la Gerusalemme, sì. E dai tempi che, sì, che ci coinvolge in ste robe, 600 anni or sono, dai, 600, no, ma 300 anni or sono, sì. Veramente dei tempi che furono, che ci coinvolgono queste cagate fotoniche. Partito il movimento sindacale italiano. Che cazzo, italiano di che? Intellettuale. Ah, addirittura gli anarchici. Ah, stiamo bene. Hanno cambiato, hanno continuato a girare troppo a sinistra. Sì, che non sono diventati anarchici. Eppure sono anche intellettuali, sono anarchici. Gli ha completamente andato di traverso tutto nel cervello, e sono diventati anarchici. Niente, non riusciamo a modificare questa legge che io volevo, certo, dare il suffragio, certo, alle donne. Siamo messi così. Quindi è il gioco che discrimina. Non la voglio. Esatto, voglio. Ci dissociamo dalla paradox. Sì, il gioco è discriminatorio, sì. No, fai quel governo lì. Che bello è, ma faccia quel governo lì, signor Bernizzi. Oh, Partito Socialista e Partito Nazionale Fascista. Ottimo là, e voilà. L'ho già vista questa storia. Non è finita bene. Non posso fare incredibile, niente. Posso fare guardi chi si è preso il governo. Gli ultimi 5 anni, signori. Il governo, va sul governo. Governo. È sempre lui. Ah, ma il capo di governo però non hanno scelto. No. Infatti, il capo di governo è Silvestre Stallone. Dovrei fare la legge presidenziale. Non la faccia. Potrebbe farla. Una Repubblica del Consiglio. Il più giovane tra noi? Io no. Mi mandi a fanculo, vai. Stiamo usando la cala stampa in modo brillante, ce lo riconosca, signor Vernizzi. Signor Attila, mi sa che è il più giovane. Che mostro, che mona pure. Le leggi non si modificano, si impongono. In effetti sono una malattia, non capisco perché dobbiamo farci la provare. Mi dà un fastidio sta roba. Siamo plafonati, non possiamo crescere più di così. Leggiamo plafone. Le elezioni, sì. 74 giorni, vediamo. Attenzione, exit poll delle elezioni. Partito Socialista, lieve calo, un grosso aumento del partito di destra. Madonna, sta destra. E salgono, i neri, chi sono i neri, scusa? Gli anarchici. Picchia. Il male. Salgono gli anarchici. Ha visto il signor Lodang che opere? Pensava che... Pensavo di aver visto tutto con... Sì, ti avevo risposto, il più giovane doveva essere Attila, mi sa. Vedi, disoccupati ci sono anche allora. Cosa? Sparo, ha chiesto chi è il più giovane tra voi. Io sono il più giovane, certo. Lui è per questo che è comunista, che è l'idea di sinistra. Che no, perché... Allora, non è vero, perché lui è nuovo, è il nuovo Carranza. E il secondo... Ah, lei è una farsa. Io smascherato monarco comunismo fascismo. Io sono le selezioni per lavoro, vedete dove ci sono le regioni con più posti di lavoro. Vada su, abbiamo Columbia, la Libia, Mediterraneo, il Colorado, abbiamo un botto di posti di lavoro. Questo però vorrei qualcosa, perché ormai siamo qualsiasi cosa ci mettiamo a costruire quasi non ha più senso in realtà. Vabbè, ci mancano 5 anni. La moneta longobarda, se Pier Francesco Longobardi. Non ve lo ricordate, no. La moneta longobarda? Va tutto male, va. Dov'è Pier Miao? Quando c'era Pier Miao le cose andavano bene. Oh. 1,36 miliardi di voti ha preso. Mamma mia. Signor Attila, c'è un commento per lei sul video. Il governo, sul video di scuole di guerra. Coglione! No, che coglione, c'è un commento per lei che scrivono seriamente. Come coglione.
da il docente Attila è atteso in aula. Se faccio queste robe qua mi si abbassa l'occupazione. Esatto, è una monarchia. No, non è comunismo fascismo, è partito socialista, è ben diverso. Già abbiamo visto il partito socialista trasformarsi in fascista in questo paese, abbiamo già visto come si fa, è molto facile. Risponderò più tardi, è un po' complesso. Ma io, no, vabbè, tanto ne dovrà parlare in un altro video là, eh. Eh sì, sì, no. Poi mi scriva la risposta. Che più di quello che può. Ma che senso ha sta roba? Cioè, perché posso costruire più di. Vabbè. È andato, l'abbiamo perso. Ormai è andato. Ormai si abbiamo rotto il gioco. Si sta rompendo tutto, si sta. Regioni isolate. Ciao. Oddio. Malaria grave. Ok, portiamo tutti i nobili lì, forse. È il momento. Va bene. Niente, lei gli ha fatto 16 ferrovie, manciavano un porto questi. Lei è veramente un criminale di guerra. Infatti, ma non me lo merito. Non me lo merito. Infatti non ho ancora sganciato atomica perché gli dà del criminale. Comunque c'è 174 che... navi in Italia. Catrofiglia. Cosa segnali? Devo segnalare che io stavo cercando le varie definizioni di partito, no, su Google. Poi ho cercato il partito fascista, è uscito, vorrebbe Crom vuole sapere la tua posizione. Perché? Quello fascista mi ha detto dove stavo. FBI, open the door. Era pure dal punto di vista accademico la mia ricerca. Bustiamo i proprietari terrieri promuovendoli da ammiragli. Ho una domanda invece per Cristian, facciamo al contrario. Chi sono gli amici di Baffone che stanno rompendo il muro? Ma il signor Cristian ormai ha proprio preso impazzito. Signor Cristian, si calmi. Incredibile. Vai, tutti ammiragli. Vai, sì, una flotta di ammiragli. Non c'è nessun marinaio più. Tutti ammiragli. Chi è che carica il cannone? Ah no, io sono ammiraglio, io mi sporco le mani a caricare i cannoni. Fu così che mandarono le chiatte in guerra. Picchi tutti. Ok, qua abbiamo 825 regolari. Adesso diventa divertente. Ah, minchia. Un generale dei sindacati. Due generali sindacati. Spianti di cliccarci sopra. Perché? Ma se sono i migliori, qual è il problema? I nostri sono i migliori. Cerchi di ammettere le evidenze, ma deve bussare pure il sindacato. No. Sì, assolutamente sì. Ma Christian 34 non ce l'ha fatta, è ora di Christian 35. Comunque io do un epilogo di tutte le storie. Il Christian deve stare più attento. I numeri finiscono dopo, Baffone vince. Ma finisce sempre che la spara. Per... Sì, esatto. Perché non si converte. Ha fatto un... Fai scherzi. Ci devi rientrare. No. Italia. Comunque non ti sentiamo se stai parlando, stiamo dicendo guarda, mi ha appena scritto un messaggio anche se vuoi te lo dico io. Basta. Che cosa? Sta dicendo che avevamo ragione, che ora di finirla con sti nobili. Ok, che falso. E lui che persona falsa. Se sbaglio dici, dimmi, cioè se sbaglio. Sì, ha messo anche il veto su presenti. Ha detto che possiamo procedere, che ora che mancano solo 5 anni. Che persona falsa. Nessun problema. Oh, i carri armati, vai, tutti. Non anche che dice attacchiamo l'India, invadiamo l'India. Adesso facciamo una guerra, carri armati.
Adesso Occhi sta andando uscendo, scommetto che poi si accorgerà che ha messo molto su sul disco. Ah, no, però non c'è. Oh. Signor Archi, rimanga perché dobbiamo votare la sua proposta di mettere la Repubblica presidenziale. Vabbè, votiamo al posto suo, non c'è problema. Vabbè, signor Archi è uscito. Certo, facciamo, che guarda, facciamo guerra all'Italia a questo punto, dai. No, ma che bello, scusa, ma perché te l'ho detto? Una guerra lasciategliela fare perché mo sei incazzato, e poi Vernizzi. Ma l'India effettivamente potrebbe essere interessante. Se vuole un po' di gomma ci servirebbe, dai, Sri Lanka. Ma se siamo i primi produttori mondiali. Di cosa? Di gomma. Ma non ce l'avremo poi quando. Vabbè, qui ce l'abbiamo. Il legno come sempre proprio, proprio il petrolio, stiamo messi così con il petrolio. Ti ho detto, c'era Christian che da 3 ore che ti dice che il petrolio manca. Adesso. Come no? Il carbone invece? Noi siamo quello che abbiamo potuto fare col carbone. 975 miniere di carbone, altro non posso costruire. E deve conquistare altro territorio. Vadi, lo compro. Al-Andalus? Ma da dove lo prende? Ma chi? Tutto sto petrolio. Oh, è ritornato. Ma comunque sente, abbiamo adesso approvato. Abbiamo approvato la sua proposta. La mozione, sì, sì. Non ha proposto niente, nessuno l'ha approvato. Esatto. Però lei fa le proposte e poi si tira indietro. Il petrolio che produce l'Andalusia ce lo sta esportando adesso. Il primo produttore mondiale di petrolio. E manca così tanto? Manca così tanto. Ma tolga un po' di catene di montaggio. Ma in realtà ha messo carri pure, quindi. Ci abbiamo i carri armati. Appunto, tolga un po' di catene di montaggio. No, così dai occupazione. Tolgo le motoseghe, tolgo. Bravo, tanto il legno ne abbiamo un sacco. Sì, esatto, cioè che ne abbiamo bisogno proprio. Ne abbiamo bisogno. Ah no, però non aumenta la produzione, esatto. No. E cosa aumenta? Diminuisce i lavoratori e basta. Basta, che merda. Allora non lo metto. Prendi i lavoratori. Ora cosa gli dite su che aveva ragione. È bello perché ok, motoseghe per tutti, poi è arrivato qualcuno, no, ridatemene indietro. Ridatemi le motoseghe. Mi piaceva, bella vita così, vai. Sì, torna al berricello a vapore, testa, esatto, di cazzo. La motosega a mano però. Con la manovella. Per le persone moto sole. Mamma mia. Ha pagato l'IRP. GG. Sono le conseguenze. Lo scopo di questo gioco qual è, chi di Piranha Rosso? Ma dipende, il nostro o del gioco di per sé? Il gioco di per sé è che si fa creare l'utente. Ma lo scopo di Victoria o lo scopo della verità? Credo di Victoria. No, i sistemi ci sono per Nether e impadronirsi, diciamo, degli altri territori, però partendo da nazioni di questo tipo è un po' tutto sputtanato, ecco. Cioè non erano a posto di base. Diciamo che l'inglese è entrato nel mercato all'andaluso. Anche prima c'era. Prima era il contrario. Era verde. L'inglese anche aveva il suo di mercato. E anche guarda chi c'è anche nel mercato andaluso, mi sa. Ah no, forse è per i cavoli suoi. La Pomerania lassù, Piranha, io credo che la Paradox abbia fatto un gran lavoro sociale, perché se tu odi la tua vita e poi giochi a Victoria, tu cominci ad apprezzare la tua vita per quello che è, visto che quando ti è morta ancora di più. Quindi direi che è un gran lavoro sociale questo che ha fatto la Paradox. 20 milioni di disoccupati, eppure non costruiamo più, perché abbiamo costruito tutto quello che c'è da costruire alla fine. La domanda adesso, non è che hai sputtanato a buttare 6 milioni di costruzione, prova a cancellarla e rivedere se riparte. No, non è sputtanato, perché qual è il problema? Quello che ci manca in questo momento è roba che non possiamo effettivamente produrre più di così. Cioè il legno, abbiamo prodotto tutto quello che possiamo produrre. Potremmo invadere la Scandinavia per il legno. Signor Verni, però deve rispondere a una domanda più seria. Cosa?
che adesso ho già risposto in parte, signor Beck. Qual è lo scopo di Victoria? Qual è? Diventare sì. più economicamente figli. Le è piaciuta la risposta di Ospirania Rossa? L'ho ottenuto proprio in maniera eclatante. No? Le è piaciuta, è stata esaustiva la risposta, signor Pirani. Detto due stronzate così. Allora me lo dovrei comprare, dice. Beh, vedi, lui è stato colpito dalla risposta di Vernizzi, se lo compro. Effettivamente è questo, cioè alla fine l'obiettivo... L'obiettivo finale di è distruggere il PIL completamente. L'obiettivo finale di Victoria è quello di effettivamente essere. È un gioco basato sull'economia, non è basato sulla guerra. Si è vede. Un gioco basato non sulle pugnette. Quindi, se vuoi dire queste robe qua, pure. Piccole prugne. Intanto, il signor Piragna le ho risposto anche su YouTube. Abbiamo mai pensato di fare una live su Earth ma combattendo di voi? Sì, ma in futuro lo faremo. Sono state fatte delle PvP. Organizzeremo insieme a voi, facciamo tutto quanto insieme. Facciamo una live il gran consiglio uno contro l'altro. Io vi dico che sono una pipa di Autofire, non è che mi piace particolarmente, però... Ma secondo me vabbè, ma anche insieme a loro, ecco, è il problema. Tutti tranne Flak, lui è solo lui e il... È il grande illuminato. Sì, esatto. Io so giocare solo Earthfire. Solo lui sa giocare. E se gli altri giochi non li sa giocare, ma Earthfire non... Solo lui. E se volete diventare bravi a giocare, su Brother Italian Gaming c'è la scuola di guerra. Oh, dove il signor Flak, il signor Attila e il signor Vernizzi ci rilasciano tutti i loro segreti. E noi che siamo delle pippe possiamo... Ma l'ho spiegato, lei quello che la frega è l'odio contro l'Austro-Ungheria. quello è la cosa che mi porta avanti. Aspetti, signor Tac. Adesso sta portando discorsi al di fuori del comunismo. No, allora, signor Attila, allora... qua cade l'alleanza, è l'avviso. Qua cade. Stia buono, stia buono perché. Una faida interna. Dobbiamo rimanere uniti contro i malvagi e i malvagi ci fanno discutere su questo. Allora non parli più di Austro-Ungheria. Signor Vernizzi, atterrò nel cuore in silenzio. Cosa signor Beck, fare? Mostri, siete dei mostri tutti. Signor Beckfield aveva ragione, dovevamo solo aspettare che si scannassero tra di loro. Tutti così quindi del loro partito. Ah, sì, certo. Però ma dove sentito... il signor Flak se vuole mettere la Repubblica del Consiglio in Austro-Ungheria? Vai, la prossima partita dove c'è l'Austro-Ungheria gli faccio, ma metto la Repubblica del Consiglio. Sì. E c'entra, lì il popolo non l'ha chiesta. No, sono solo insorti per mandarli a casa. Vabbè, io tocca parlare di robe serie con voi altri, guarda. Questa è una ferita aperta, possiamo sfasciare il governo, signor Beckfield. Si armi. Parlare con voi sono proprio... Parli dell'Isonzo. Guarda, di quale battaglia, scusi? Farei armare loro così si picchia la vicenda. Parlare con voi proprio perle e porci, guarda. Gli ultimi tre anni di Victoria 3, l'incubo sta per finire. L'incubo sta per finire. Signor Vernizzi, in questi ultimi tre anni faccia verricelli a vapore come se non ci fossero domani. Sì, la nuova manovra del governo, prima i cannoni, poi i verricelli. Automatici. Comunque, per colpa dei suoi verricelli ci sono un sacco di infortuni sul lavoro, eh? Sì, un sacco di lavoratori sono rimasti detizzati. Rischiamo di superare... No, non ce la facciamo. Perché però, invece prima... Però ce li abbiamo raggiunti, come popolazione. Ma beh, oddio, guarda che in un anno ne famo 9 milioni, eh. Lo so. Mezzanotte, sì. Vabbè, però ne mancano. Anche loro penso che non ne faranno 9, loro però. No, beh, sì, più o meno loro ne faranno secondo... No, non credo che ci abbia una crescita così ampia, no, eh. No, perché loro sono... È dall'inizio game che sono 450 milioni. Sì, sono già tanti. Allora, sì.
La Baviera sono 222 milioni. Non hanno avuto l'esercito di Stallone che abbiamo avuto qua nel Mediterraneo per crescere. Cioè,